L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Eccoci, siamo riusciti a contattare il professor Vittorio Sgarbi. Professore. Eccolo. Eccoci, c'è anche Marcello Micci. La sente la voce della figliola, che è sempre intimorita però da lei, e non riesce a liberarsi da questo timore reverenziale. La metta a proprio agio, le dica qualcosa, la Maria Laura. Eccoci, sì, professore. Sì, più che altro l'ascolto, perché... Appunto, si rilassi alla Maria Laura, che è terrorizzata dal parlare con lei, perché subisce il fascino. L'ho appena confessato. Prima farla venire qui a casa un attimo, così. E io gliela vorrei mandare, esatto, sì. Professore, ma noi ci siamo incontrati, ci siamo incontrati con il professor Vittorio Sgarbi qualche tempo fa. Non sei passata inosservata, però il professore ti legava ad una situazione molto improbabile e quindi è stato fuorviante l'incontro. Dunque, caro professore, oggi potremmo parlare di profumo a giudizio, di questo assalto dei pubblici ministeri ai banchieri, c'è dentro anche Gotti tedeschi relativamente a Finmeccanica, per cui è stato perquisito, ma in realtà... La cosa che a me affascina oggi per quanto la riguarda è il suo articolo relativo appunto alla vicenda di Strauss-Kahn e degli amori senili. Sì. È un articolo illuminante in questo senso, come tutte le sue esternazioni, va bene? Cioè, questo La questione di profumo non l'ho ancora letta, ma sì, ci sia in atto un'azione, diciamo, sostituzione di poteri in assenza di quelli politici, è cosa che viviamo da 20 anni e appare ancora più evidente in questo periodo, perché oltre alla irruzione della magistratura c'è anche una debolissima reazione, anzi pressoché nulla, da parte della politica di fronte all'evidenza di queste totali mancanze di correttezza, di senso dello Stato, siamo circolati da banditi, insomma. Quando la politica aveva manifestato la sua inadeguatezza con Tangentopoli, l'azione fu criticabile perché c'era un sistema complessivo in cui tutti si erano rilassati pensando che fosse lecito quello che non lo era, ma la politica c'era ancora. Adesso invece la politica non c'è più, è una reazione come quella di Craxi, inimmaginabile, per cui vediamo questi farabutti che hanno agito in maniera totalmente autonoma, non in nome dei partiti ma per se stessi, e quindi non si possono neanche difendere, sono indifendibili nel calcio, nella politica, in tutto quello che vediamo ci sono dei ladri che hanno fatto soltanto il loro vantaggio. Quindi nelle banche non, immagino che tutto non sia molto diverso, a fattispecie che lo stiano rimproverando, ma non credo che ci fossero delle personalità la cui correttezza sia stata messa in discussione in modo improprio. È vero che l'ultimo baluardo politico su cui l'azione della magistratura ha agito in modo prepotente e illecito è Berlusconi. Tutti gli altri, ma c'è il caso dell'Elemora, che anche l'Elemora sicuramente patisce di più di quanto non abbia fatto di male, per cui una volta eliminato Berlusconi potremmo dire che la vittoria dei magistrati sia assoluta e che il mondo che essi immaginano venga imposto attraverso un atto prepotente e arbitrario, ma motivato dai comportamenti di questi deficienti, insomma, di questa gentaglia. E quindi tornando appunto anche al caso francese, il caso francese, che è quello in esame in parallelo con quello italiano, è di un signore che deve andare a rispondere in tribunale davanti a una pubblica ministera la quale ha una visione del mondo totalmente rigorista, e si capisce da una frase, quella che ho messo in evidenza, dice: ma è possibile che una donna di 20 anni voglia fare l'amore con uno di 60? Possibile, non possibile, pressoché è normale, nel senso che poi nella realtà le ragazze di 20 siano con i ragazzi di 20 e
gli uomini di 60 stiano con mogli di 40, 50, 30, a seconda di quello che gli è capitato, può anche darsi, ma poi quando alla fine si esce dal limite dei rapporti, diciamo, regolari, si entra nella trasgressione, che è la chiave fondamentale del Eros, tutto appare assolutamente normale. Quindi che una ignorante di PM faccia questa domanda indigna me, che sono ormai sessantenne e so bene cosa fanno le ragazze di 20 anni fino a ieri. Certo. E che non c'è nessuna forzatura né alcun rapporto mercenario che motivi il desiderio di una ragazza di 20 anni o di 23 o di 25, che a un certo punto esce dalla dimensione dei rapporti con i suoi compagni di scuola e ha un desiderio che si manifesta soprattutto nel ricercare un altro padre o una figura che sia piena di cose e di vita da eccitarla non solo sessualmente ma anche sessualmente. E comunque, come dice Solo Scandal, qualunque attività erotica libertina presuppone non un soggetto e un oggetto, ma due soggetti, un uomo e una donna, in cui spesso la donna è ancora più furba e più sveglia dell'uomo, perché l'uomo è più vecchio. Quindi tutte cose che sono talmente risapute che pensare che questa qui faccia un processo con una domanda di questo genere dovrebbe già invalidare il processo e rendere inutile andare a verificare se queste qui non lo facevano per soldi, per interesse, per qualunque ragione lo facessero. In ogni caso non erano dominate o reificate o piegate alla volontà dell'uomo, erano in un gioco di cui erano perfettamente consapevoli e convinte. E quindi a quel punto ho citato il caso in cui l'interesse era evidente, ed era l'interesse nella sua più molteplice varietà semantica: l'interesse per la persona, l'interesse per la letteratura, l'interesse per la personalità, l'interesse per il denaro, l'interesse per il potere, l'interesse per il mondo editoriale, l'interesse che era il matrimonio e il rapporto prima fra il settantenne Alberto Moravia, certo, amatissimo, come fu amatissimo Enzo Biagi, certo, e come fu amatissimo Charlie Chaplin, e come fu amatissimo Pavarotti, e come fu, facciamo, Pavarotti e Nicoletta, che cos'è? E Charlie Chaplin e sua moglie, che cos'è? E se il Biagi avesse avuto una fidanzata di 30 anni avrebbero detto no, è una cosa schifosa. No, Biagi è un uomo pieno di fascino. Poi Biagi, non so cosa avesse, quale fosse la sua situazione familiare, rientrava in una dimensione molto più tradizionale, piccolo borghese, per cui questo non è avvenuto. Ma appena appena tu vedi qualcuno su cui, invece che come Berlusconi, ci sia una specie di damnazio di moralismo pregiudizievole, c'è invece la considerazione della mitologia del personaggio, tipo appunto Moravia, il rapporto tra Moravia e Carmen Lera è stato guardato con affetto, con rispetto. Lei aveva 20 anni e lui 70. E allora... Forse il sottile imene, professore, sta nel fatto che la differenza di interesse verte nel caso di Strauss-Kahn, per esempio, ad un interesse della cameriera nella circostanza al patrimonio, al denaro che gli veniva riconosciuto. Quello appunto un altro interesse ancora, ma lì è evidente, capito, che lei... Invece il tema che lei pone è interessantissimo, vale a dire quello dell'interesse della ventenne nei confronti dell'intrigo di un intellettuale che ha 60, 70 anni e sì, viceversa. Lei fa riferimento anche all'Alla Romano, per esempio, scrittrice, sì, avuto... No? Lalla Romano, sì, è morta a 100 anni e il suo compagno aveva 50, 50 anni di differenza, ma quello è un altro caso ancora, e poi dovremo cominciare a vedere il tema della donna matura. Ma qui la PM, la Aubert, mette in discussione il fascino evidente di Strauss-Kahn in base alla vecchiezza, ma la cosa incredibile è che poi c'è un elemento probatorio nel suo piano processuale, che al momento della più tragica vicenda di Strauss-Kahn, che è quella stronzata della cameriera con tutto quello che ha comportato, in cui abbiamo dovuto poi, se fosse stato colpevole, figurati se gli americani lo liberavano con la loro visione di giustizia moralistica. Quindi alla fine la vittima è stato lui, ma ormai era macchiato per sempre, quindi continuano a processarlo anche in Francia, ha finito la sua carriera, diciamo, pubblica. E quindi però al momento in cui tutti erano colpevolisti, meno io, quindi proprio le prime come dire, me lo ricordo, lei lo difese immediatamente, sì, a botta calda, e tutti invece lo attaccavano. Cioè, ci fu però una dichiarazione che in qualche modo pagò anche lei, della Carmen Lera sul Corriere, che scrisse un articolo in difesa di Strauss-Kahn, dicendo oltretutto
io lo conosco bene, che voleva dire, oltretutto lo conosco bene anche in altri sensi, lo conosco, è un uomo straordinario. La gente lo lesse basito questo articolo, perché si pensava che questo qui, invece che riconoscergli il merito che il suo lavoro gli aveva garantito, fosse una specie di maniaco, e quindi ormai l'onta era partita, e quindi quando apparve questa cosa, che lei con grande coraggio pubblicò, apparve una sortita assolutamente fuori luogo, di fronte al mostro, e mentre intorno c'erano quelle femministucole, un po' la Grazia Perina, che infatti viene dall'MSI, figuriamoci lì il rispetto per la donna come doveva essere stato, e poi l'altra Caterina Soffici, anche lei che veniva dalla destra, e poi Lidia Ravera, che scrissero che se anche l'innocente andava condannato, perché l'uomo va punito in quanto tale, sul piano ontologico, degli articoli da prendere, una cosa proprio di logo, ma non si può neanche più parlare con tre donne di questo genere, mentre queste tre, la cui vicenda umana non si capisce in che cosa dovrebbe essere più simbolo della libertà della donna di quella di Carmen Lera, facevano queste dichiarazioni, Carmen Lera usciva con questa difesa, che è quella con cui dovrebbe essere assolto già adesso anche dal processo francese, nel quale si tirano fuori prostituzione, cose identiche a quelle di Berlusconi, bisogna poi capire se uno dovrebbe processare qualcuno, e con lui il povero ormai Emilio Fede, perché la Polanco si traveste da Boccassini, cioè io devo capire se a casa mia, sia pure in maniera assolutamente paradossale e grazie anche al molto denaro che io ho, decido di fare il teatrino che mi pare, e se decido di fare al bagaglino l'imitazione di Andreotti, di Craxi e poi di La Russa e di Berlusconi, a casa mia non posso fare l'imitazione della Boccassini, e questo è materia di processo, processiamo anche bagaglino, processiamo qualunque cosa, non so, non ho capito, ma che dobbiamo fare? Quindi da questo punto di vista l'articolo era semplicemente per dire alziamo un po', partiamo da questa frase ebete di questa deficiente di PM e spieghiamo di cos'è la libertà dell'eros al di là dell'età, da Moravia all'Alla Romano, e vediamo chi avrà il coraggio di dire che Moravia era come Berlusconi, perché poi la conclusione è quella, Moravia certo, come Berlusconi, a questo punto che cosa, tra l'altro poi con una donna che nella sua libertà assoluta praticava il libero amore e ha scritto libri, mi pare lui vivente, in cui racconta che era stata con Fassino, quella Jalud, con una serie di fidanzamenti, diciamo, sia pure anche lei in maniera molto irriverente, ma con tutte le figure di maggiore spicco del potere politico e non soltanto politico italiano. D'altra parte c'è anche un libro in cui la giovanissima Lady Diana, un'altra personalità che dovrebbe essere, era stata, e lo ricorda lui, fidanzata con Giscard d'Estaing. Io ho presentato il libro di Giscard d'Estaing al Senato, in cui si parlava anche dei suoi rapporti con Lady Diana. Giscard d'Estaing aveva avuto 65 anni, Lady Diana 30. Cosa facciamo? Cioè, mettiamo tutti in posto per non parlare del grande...